Ciao ragazze, ciao ragazzi, altro video. In questo video parleremo dell'ordine che feci, del secondo ordine che feci da Revolution Makeup, che già vi dissi qualche video fa che l'avevo fatto e che lo stavo aspettando. È arrivato e vi voglio far vedere le cose che ho preso, approfittando delle alcune nuove uscite che non mi volevo far scappare. Allora, ho preso la Ironic Pro 1 e la Ironic Pro 2. Iniziamo con la 1. Allora, praticamente sono delle dupe delle Lorac Pro. Io queste scatole ho sempre difficoltà ad aprirle, non so voi, ma comunque. Questa è il packaging che si presenta fuori, che fuori è fatto diciamo un po' più matte rispetto alle solite palette, dietro è lucida come al solito. Allora, vi faccio vedere. Allora, all'interno troviamo la cartina con i nomi. Uno specchio gigante come in tutte le palette, un pennello che a mio avviso è buono come pennello, da un lato è tipo a punta e dall'altro lato è tipo a ombretto. I colori sono questi e sono praticamente una fila di matte e una fila di shimmer. Faccio gli swatch e ve li faccio vedere. Allora, la prima fila sono questi colori ed è la fila dei matte. Come vedete, sono colori sostanzialmente sul nude, ecco. Poi faccio la seconda fila e arrivo. Questa è la fila degli shimmer. Come vedete sono molto pigmentati. Qui non ho usato né primer né niente, quindi né bagnati né niente. Sono molto pigmentati e molto brillanti. Molto belli. Ecco, forse così li vedete meglio. Sono tutti molto belli, secondo me. E questa è la prima palette. Andiamo avanti, vi faccio vedere la seconda. Allora, la seconda si presenta con la scatolina in questo ambrato, questo colore ambrato, e appunto si chiama 2. Sperando di riuscire ad aprirla. Ecco, sì, ce l'abbiamo fatta. Sono anche stroppiata. Allora, uguale all'altra. Infatti, credo che dovrò farci qualche accorgimento vicino per capire qual è la 2 e la 1, altrimenti mi devo tenere gli scatoli. E dietro è uguale all'altra. Uguale la cartina con i nomi, lo specchio e il pennello e i colori. Anche qui abbiamo una fila di matte e una fila di shimmer e sono questi colori favolosi. Spero che li potete apprezzare. Vi faccio gli swatch e torno. Questi sono quelli della Pro 2 della prima fila. Come vedete sono molto pigmentati, qualcuno un po' polveroso, però molto pigmentati, molto belli, troppo 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 belli. Faccio la seconda fila e arrivo. La seconda fila di shimmer, quindi qua anche questi molto belli, molto pigmentati, con qualche colore
diciamo polverosino, però come vedete sono uno più bello dell'altro, anche per un trucco veloce, secondo me sono il top. Poi, continuando, quindi secondo me queste due palette sono da avere, se non volete spendere soldi per le Ironic Pro. Secondo me, anche perché anche la 2 è la dupe della Lorac Pro 2, quindi secondo me sono fatte bene. Poi per 8 euro, quasi 9 euro neanche, vi trovate comunque con colori buoni, perché comunque la Revolution per me è veramente stata una rivoluzione. L'ho scoperta e infatti me ne sono innamorata tantissimo, soprattutto delle palette, anche se dovrei darmi una frenata perché ne ho davvero tante e a volte mi trovo in difficoltà su quale usare. Andando avanti, ho preso questa qui, che è praticamente la Deat by Chocolate. La Deat, credo che si dica, non mi bastonate, che è praticamente non è la dupe della Too Faced, che sarebbe questa qua, ma è l'altra, che ha praticamente colori diversi ovviamente, e sono questi qua. Non so se si riesca a vedere, comunque ora ve la faccio vedere, che questa qua fa parte della collezione I'm Makeup, I Love Makeup, una cosa del genere, e fatta appunto come la bianca che già vi feci vedere in un altro haul, il primo haul che feci di Revolution, e questa qua è fatta a forma di cioccolata. Questa qua dovrebbe essere cioccolata al latte, credo. Comunque vi faccio vedere che ha il pennello solito, specchio. E questi sono i colori che ora andremo a swatchare insieme. Il tempo che mi pulisco la mano da quelli precedenti e sono da voi. Allora, vediamo un po'. Allora, gli swatch sono questi, vediamo un po' se riesco a farveli vedere da qua, così, e poi gli altri di qua. Sono uno più bello dell'altro, qualcuno dovete un po' calcare, magari quelli più chiari. Poi ci sono questo dorato, che è stupendo. Poi c'è dei colori top, poi c'è questo bronzo, dove sta? Eccolo qua, favoloso, bellissima. Non vi ho detto i prezzi, bene. Allora, i prezzi, e poi andiamo avanti. Allora, questa qui che vi ho fatto vedere l'ho pagata 9,99 euro. Poi abbiamo la Ironic Pro 1 e la Pro 2, che costano 8,95 euro l'una. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere la Flawless Matte, questa che ha tutti i colori possibili e immaginabili matte. E anche qui c'è davvero da divertirsi, che questa qua è venuta, vediamo un po', se non sbaglio, 9,95 euro. Allora, bellissima anche la scatola, secondo me. Questo bronzo matte fa la sua figura. E allora, da fuori è uguale, infatti
Infatti ho deciso che tengo le scatole, perché prima perché mi piacciono e poi le posso distinguere, perché altrimenti come si fa? Allora, anche qui troviamo la cartina e lo specchio e tutti gli ombretti matte possibili e immaginabili. Raga, qua ve ne sbuccio qualcuno perché sennò non finiamo più. Magari vi sguaccio i più chiari che mi colpiscono. Oddio, come sono belli, molto belli. Un po' polverosini, però belli. Poi vi sguaccio questo. Sono molto soffici come al tatto, ecco. Poi vi faccio vedere questo qui. Sono i colori un po' più neutri. Ma comunque sono uno più bello dell'altro. Un po' polverosetti quando li andate a prendere. Comunque, poi vi farò senz'altro un tutorial con questi. Io quella l'altra che vi ho fatto il tutorial, l'ultimo tutorial, praticamente la sto usando tutti i giorni perché mi sta piacendo davvero tanto e poi mi dura tanto. Anche stamattina ho fatto un trucco, questo trucco con quella palette lì, e anche perché è ottima perché ci sono dei colori chiari che potete andare a sfumare nella piega dell'occhio un po' di eyeliner, un po' di mascara e avete fatto il trucco occhi, ecco. Infatti stamattina sono scesa presto, ho fatto in questo modo, ecco. Poi andando avanti, man mano poi li proveremo insieme nei vari tutorial, ripeto. Poi ho preso in ultimo la sempre palette Revolution, la Beyond Flower. Beyond Flower, che voi se vi ricordate io ho la Flower normale, questa invece ha tutti questi colori qui, wow. E anche qui c'è da sbizzarrirsi, e questa qua l'ho pagata 9,95 euro anche questa, quindi ottima solita confezione, anche se potevano anche distinguerle. Oddio, non si riesce ad aprire bene. Scusate un attimo. O tanto o niente, o fanno le confezioni, ci vuole una forza micidiale, o non si aprono, o non si chiudono. Vabbè, comunque. Solito packaging di quell'altra, e questa qua è fatta così. Bellissima. Troppo bella. Allora, anche qui abbiamo colori matte, colori shimmer, però dovrebbe essere di una pigmentazione un po' diversa dalle altre. Vi faccio qualche swatch. Bellissimo. Bellissimo. Vi faccio, non so, questo qui, bello, e poi vi faccio questo qui, alcuni colori anche qui presi a random perché sennò finiamo la notte di Natale, anzi di Pasqua, che muovi è Pasqua. Belli, molto pigmentati, anche il più chiaro, cioè guardate qua, li ho messi sulla mano e sono ancora qua, più belli di così, cioè guardate qua che pigmentazioni, colori stupendi che potete variare.
continuiamo con degli acquisti a random perché diciamo che volevo fare il video degli acquisti, però dato che sono stati diciamo un po' lievi, per non dire pochi, questo fine settimana, ho aggiunto appunto la haul della Revolution. Quindi andiamo avanti. Da Kiko sono andata a cambiare quello ombretto che io vi parlai dell'haul che feci con la palette Infinity, e appunto ecco l'ombretto che ci mancava ed era il 213 che avevo scelto. Ragazze, proprio è una cosa assurda. Le commesse di Kiko, almeno a Giuliano, io per quanto mi riguarda non ci vado più a spendere, perché davvero, cioè, sono delle incapaci, veramente delle incapaci. Ce n'è una in particolare che è veramente delle incapaci, che non solo mi ha dato l'ombretto che è un doppione di un ombretto che già avevo scelto, e vabbè, può capitare. Quando poi sono andata a cambiarlo, che stavo facendo? Mi stavo dando un'altra volta l'ombretto sbagliato che mi doveva dare. Non contenta. Si stava imbrogliando lei coi soldi. Aspetta, mi sembra che mi devi dare dei centesimi così con là. Ma che ti devo dare? Che il prezzo è quello. Mi devi cambiare solo il numero. No, assurdo, 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 mai più, mai più, mai più. Giusto perché mi trovavo là, non volevo perdermi l'occasione della palette in omaggio, perché a campagna non potevo andare, e quindi l'unico, diciamo, che potevo andare più vicino a casa era là. E quindi ho detto no, non esiste. La volevo prendere, non la volevo perdere questa occasione della palette, quindi ho detto vabbè, prendiamola qua, però raga, cioè là ci devo andare proprio perché non ne posso fare almeno, altrimenti veramente se posso evitare evito. Comunque, questo è il 213, che è questo bellissimo color, diciamo cioccolato, non molto forte, non molto scuro, così l'ho pensato per la piega dell'occhio. Questo qui. Ecco, questo è lo swatch. Bello. Mi piace. Infatti questo mi sembra che sul sito lo definisce come cacao. Cacao matte, una cosa del genere. Poi, andando avanti, vi faccio vedere le altre cose che ho preso sempre lì. Anzi, no, questa volta le ho prese a quarto. Che lì c'è l'Ipercop, c'è vari negozi, c'è anche Kiko. E ho preso altri pezzi della nuova collezione. E ho preso un'altra matita per gli occhi, questa è la numero 03, che è questo bellissimo color ruggine, molto come se fosse un duochrome. Molto bello. Sì, un ruggine che va un po' nel marrone, un po' nel borgogna scuro, così. Questo qua mi piace tanto. E queste qui sono quelle là che si girano e c'è il temperino qui. Poi ho preso un altro ombretto. Questo è lo 04. E l'ho preso perché mi piaceva il
l'abbinamento, ecco, perché secondo me ci azzecca. Il packaging è fatto così. E poi un'altra cosa, sempre nello stesso stand, sempre nello stesso negozio, sempre nella stessa commessa, mi capitò che praticamente mi sbagliò anche l'ombretto, il numero dell'ombretto. Io ci dissi un altro, un tipo, uno di questi ombretti qua, ci dissi un numero, me ne diede un altro. E cioè, meglio che le cose se uno se le fa da sé, a sto punto, cioè, comunque lasciamo perdere, incapace proprio, ma chi le mette là dentro non lo so. Questo comunque con lo specchietto. Invece le ragazze che si trovano a Campania sono molto, quelle sì che sono professionali, quelle sì che si sanno trattare, ecco. E questo è il colore, molto bello, che secondo me ci azzecca tantissimo con la matita che vi ho fatto vedere. Questo è il colore, molto bello, wow. E ve lo metto vicino alla matita, così vi rendete conto. Vedete? Sono molto simili. Troppo bello. Bellissimo. Vedete? Straordinario. Poi porta sto coso qua. Non so che. Boh. Lasciamo perdere. Questo qui. E in ultimo, molto pigmentato, devo dire, bellissimo. E in ultimo ho preso un altro rossetto matitone, lo 02, che all'inizio avevo snobbato questo colore. Poi l'ho swatchato più di una volta e ho deciso di prenderlo, che è un rosato nude. Ed oddio. Questo qui. Questo qua. Un rosato nude. Bellissimo, tipo malva. Mi piace. Eh sì, fatto proprio bene. E questo è quello là che si gira. Oddio. Che ce l'ho, potete farci là. E questo sono gli ultimi acquisti di Kiko. Infine vi faccio vedere un oggetto che ho preso appunto da Colors Beauty, che si trova sempre al quarto. Io ho preso una collana perché lì c'erano ancora gli sconti del 50%. Sono stata 3 ore per scegliere una collana, e meno male che me ne sono andata subito, se no ne prendevo altre. Alla fine ho scelto questa, che a prezzo pieno non l'avrei mai comprata, ve lo dico già da mo', che è questa bellissima collana, non so perché, ma se ma è blu, ma è viola, è proprio un viola 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 viola, non so come farvela vedere. Mannaggia, sti colori. Comunque, raga, è viola, fidatevi. È tutta viola. Non so se si riesce a captare. Che è viola, ma è un bellissimo viola, che magari vi metto una foto a fine video col sole, che si vede meglio secondo me. E dietro è fatta così. Fatta molto bene. Questa qua veniva 29,90 euro e l'ho pagata 10 euro, eccola qua, troppo troppo bella. E con questo ragazze è tutto. Io spero di avervi fatto un po' di compagnia, magari che vi abbia dato un'idea su qualche acquisto che poi farete in futuro. Io spero che vi sia piaciuto, vi sia stata un po' di compagnia. Vi ricordo che nell'ultimo haul che vi ho fatto
c'è una sorpresa per voi, non perdetevela, andatevela a vedere. E che altro? Avete tempo appunto per questa sorpresa fino a mercoledì, mi raccomando, siete ancora in tempo. E niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!